Radio Radicale, siamo col senatore Guido Liris di Fratelli d'Italia per parlare del premierato. Ieri Giorgia Meloni è stata molto chiara, ha deciso di andare avanti come era logico che fosse su questa proposta di modifica costituzionale. Come trova questa riforma? È importante che la Premier abbia manifestato questa determinazione. Sì, non avevamo dubbi che quando il Presidente del Consiglio prende una decisione poi abbia intenzione di portarla fino in fondo per vari motivi, in particolar modo legati a una convinzione che abbiamo da sempre avuto, anche quando si era all'opposizione, cioè del protagonismo del popolo e il fatto che le scelte del popolo dovessero essere rispettate. Paradossalmente, quando si è al governo e si ha una maggioranza strutturata, una maggioranza solida come quella che abbiamo noi, questi sarebbero soltanto riforme del genere, potrebbero essere soltanto dei possibili scivoloni in prospettiva, pertanto non ce ne sarebbe bisogno per Giorgia Meloni e per il suo governo e per la maggioranza di centrodestra. È per portare avanti un patto con gli elettori, che di fatto c'è già stato perché tutti sapevano che votare Giorgia Meloni significava in queste elezioni farla diventare Presidente del Consiglio. Noi dobbiamo abituarci a non fare delle riforme di fatto tra la gente, ma istituzionalizzarle, perché accade poi che la parte deteriore della non istituzionalizzazione delle riforme la pagano i cittadini con la confusione, e la confusione porta un distacco tra il popolo e le istituzioni. E i ribaltoni, le maggioranze che cambiano con facilità incredibile, e negli ultimi 15-20 anni questo è accaduto, e i padri costituenti non potevano immaginare questo scenario, perché quando è stata scritta la Costituzione, nei termini in cui le forze parlamentari erano ben disposti in Parlamento, c'era un altro clima, altre situazioni, e non si parlava di cambi di casacca, non si parlava di cambiamenti, di salti della quaglia, di maggioranze che con facilità vedevano spostamenti, quello che abbiamo visto nell'ultimo governo, anzi gli ultimi governi, nei 5 anni precedenti a quelli di Giorgio Meloni, con maggioranze giallo-verdi, poi Presidenti del giallo-rosse, Consiglio sconosciuti. no, non neanche candidati, quindi stiamo parlando di persone che venivano calate certamente nel rispetto della Costituzione, ma sulla testa degli italiani che avevano votato altro e si aspettavano altro. Questo tipo di riforma punta a modificare quella situazione, a non consentire delle manovre di palazzo che sono mal digerite dalla popolazione. La gente si esprimerà nel tempo, anche se si arriverà al referendum, che non dovrà condizionare l'operato del governo, ma dovrà dare un'opportunità allo Stato italiano, alla nazione Italia, di fare un passo in avanti, senza toccare le prerogative del Capo dello Stato, ma dando forza al Parlamento e ai rapporti tra il Parlamento e gli elettori, perché anche volendo con una reintroduzione delle preferenze nei confronti delle quali Fratelli d'Italia non ha mai avuto paura, anzi tutt'altro, l'ha auspicato Giorgio Meloni quando è stata all'opposizione, ha presentato disegni di legge per reintrodurre preferenze, sono altri che hanno bloccato. Perché? Perché poi gli elettori scelgono chi debba rappresentarli in Parlamento e debba rappresentarli anche nel governo. Questo tipo di scelta non può essere messa in discussione costantemente da manovre che sono mal digerite, mal sopportate, mal viste dalla popolazione, addirittura creano una distanza. Per me tanta parte di quell'astensionismo è dovuta a una confusione e a una sintonia persa tra le istituzioni e la popolazione. Ci sono paesi come la Germania, che noi consideriamo come un modello di grande democrazia, dove il Presidente della Repubblica è quasi meno che un notaio. Qui invece il Presidente della Repubblica ha assunto nel corso degli anni un ruolo importantissimo, fino addirittura a nominare senatori a vita i futuri presidenti del Consiglio con i quali aveva contrattato il suo mandato da Presidente del Consiglio. Allora, questa è una cosa accettabile per la nostra Costituzione? Ma non
nessuno vuole toccare proprio del Presidente della Repubblica, ma nella confusione totale a cui si è arrivati per quanto riguarda proprio la capacità del Parlamento di determinarsi in termini di maggioranze e di scegliere poi il Presidente del Consiglio, si è arrivati a uno strapotere del Presidente della Repubblica, a tal punto ricordo che persone nominate senatori a vita la sera prima e il giorno dopo nominate Presidente del Consiglio, cioè si esagera un po'. Succedute poi con la stessa maggioranza un Presidente del Consiglio eletto, si diceva, disconoscendo la volontà della popolazione per un semplice fatto che magari, ecco, andando a fare riferimento a situazioni mediatiche, situazioni processuali, situazioni legate allo spread. Ecco, secondo lei lo scandalo è quello o la riforma del premierato? Ma la riforma del premierato è una possibilità. Io non mi affeziono agli strumenti, perché gli strumenti sono come tali dei mezzi per cui il popolo riesce ad esprimere quello che vuole nella posizione, nella modalità più opportuna. E poi la popolazione italiana, come le varie popolazioni, il popolo è molto più intelligente e molto più avanti anche delle istituzioni. Sono degli strumenti. Noi abbiamo capito semplicemente una cosa, che quello che è stato il sistema fino ad oggi non ha garantito stabilità di governi, non ha garantito linearità di posizioni e stabilità di posizioni rispetto alle scelte del popolo. Pertanto i cambiamenti, i ribaltoni, le situazioni che si sono succedute hanno testimoniato con i fatti, proprio tangibilmente, che il sistema attuale non funziona e non garantisce che il popolo veda poi rispecchiate le sue volontà nei movimenti di palazzo. Pertanto si cerca un altro strumento, provando a renderlo più compatibile, coerente, con una compliance maggiore rispetto a quelle che sono le volontà della popolazione. Ultime due cose. È contento che forse, da quello che ha detto ieri la Meloni, torneranno le preferenze, se ci saranno? E poi le volevo chiedere, ho visto che la Meloni è molto proiettata sul referendum confermativo. Ha buone possibilità di vincerlo, considerando che non è un mega quesito, cioè non è una lenzuolata come la riforma Berlusconi e quella Renzi? Allora, sulle preferenze parla ad una persona che... Lei quante ne ha prese? Quanto è stato? Dall'età di 15 anni sono sempre stato sottoposto a giudizio degli elettori, quindi dalla scuola all'università, alla circoscrizione, comune, provincia e regione, hanno sempre scritto il mio nome. La prima elezione dove non hanno scritto il mio nome è questa in Parlamento. Pertanto sono legatissimo al sistema di preferenze, perché credo che, per quanto severo, ma costringa l'eletto ad andarsi a confrontare periodicamente con gli elettori, col numero di cellulare, anche andarsi a prendere un'imprecazione o un dissenso, la manifestazione di un dissenso. Ma Fratelli d'Italia non ha mai avuto paura delle preferenze, proprio perché non ha mai avuto paura del confronto con i suoi elettori. Sui referendum, l'abbiamo visto nella storia dei referendum, sono sempre un'arma a doppio taglio, perché molto spesso vengono personalizzati, o qualcuno prova a personalizzare i referendum e a dettare poi mediante il referendum una linea, e molto spesso c'è sempre un popolo contro che si organizza a prescindere dal tema del referendum per andare a delegittimare, destituire, indebolire una leadership. Questo è il rischio che Giorgia Meloni conosce molto bene. Ma in questo caso io credo che, nonostante il rischio, ripeto, l'ho detto all'inizio, lei potrebbe benissimo non correre questo rischio, dà un'opportunità al Paese, perché è un'opportunità che il Paese vuole, desidera. Se poi non sarà capace o in grado o dell'opinione di interpretarlo, il Paese rimarrà con l'attuale sistema, ripeto, che però per adesso non ha garantito né stabilità né coerenza. Grazie al senatore Guido Liris di Fratelli d'Italia. Grazie a voi.